sanzioni, denunciò i brogli. Il fronte dell'UE è compatto nell'intenzione di condannare la Bielorussia, che per quello che Reagan era etichettato come un sequestro di Stato, un atto di pirateria. Gli ambasciatori bielorussi di gran parte degli Stati membri sono stati convocati d'urgenza per chiarire quanto accaduto, e tra questi anche la Farnesina, che ha fatto sentire la sua voce. L'UE è pronta ad usare il suo pugno duro mettendo in atto le sanzioni, a partire dal divieto dello spazio aereo europeo per le compagnie di volo bielorusse. Passando all'ultima versione di Minsk, il dirottamento dell'aereo si sarebbe reso necessario a causa di una mail di minaccia terroristica proveniente da Hamas, ma secondo i leader europei, a partire dalla cancelliera Angela Merkel, si tratta di una ricostruzione inverosimile. Anche gli Stati Uniti intervengono a distanza sul caso. Il presidente Biden chiede che sia svolta un'indagine internazionale per fare luce. Il dirottamento è oltraggioso, dice il capo della Casa Bianca. Intanto spunta un video controverso del giornalista arrestato. Dopo che sono circolate notizie a proposito di presunte condizioni di salute critiche, la Bielorussia ha diffuso un videomessaggio in cui il reporter 26enne afferma di non avere problemi di salute, incluso il cuore o qualsiasi altro organo. Il giovane dice di stare bene, ma il suo volto appare provato. In tanti hanno individuato un livido sulla fronte. L'uomo si mostra calmo. L'atteggiamento del personale è corretto e conforme alla legge.